La conservazione delle pellicole per la Filmoteca Vaticana è sempre stata la priorità, anche perché questo era un po' lo scopo per cui è stata istituita, raccogliere e conservare le testimonianze filmate sulla vita della Chiesa. Sono stati attrezzati dei cellari e uno è stato costruito di fuori della filmoteca e un altro dietro lo schermo, che al momento però viene utilizzato per conservare cassette. E le pellicole con questo sistema di refrigerazione si sono conservate fino ad oggi. La filmoteca nasce con un librone e un armadio. L'armadio per conservare le pellicole e il librone per catalogarle. Catalogate, si tratta però di 500 titoli scritti a mano che poi a un certo punto, negli anni 90, il librone è servito solo come base perché abbiamo creato un piccolo sistema informatico e i titoli sono passati ovviamente nel database. Tra le donazioni, una pellicola che va segnalata è sicuramente Francesco della Cavani, anche perché questa pellicola in questa stessa sala è stata vista da Giovanni Paolo II, che aveva l'usanza di venire in filmoteca a vedere dei film, i film che magari in quel momento uscivano nelle sale, film che avevano particolare importanza tematica, spirituale, e lui era un appassionato di cinema, quindi era un appuntamento fisso che si regalava. Giovanni Paolo II veniva almeno una volta l'anno a visionare questi film e sempre in questa sala ha visto La vita è bella insieme a Benigni. Ci fu un dialogo poi tra il Papa e Benigni, ci fu uno scambio di doni, un momento di vicinanza spirituale. E di questo film probabilmente tutti conoscono la storia e il Papa lo apprezzò davvero tanto, ma è un aneddoto che dovrebbe raccontare Benigni. Io l'ho preso perché il giorno dopo la proiezione i nostri capi dissero: allora ieri c'è stato un evento particolare, se ne parlò per tutta la mattina, ma nessuno di noi sapeva nulla, nessuno ha saputo nulla fino a che la proiezione non si è realizzata e non ce ne siamo accorti neanche i giorni prima, non abbiamo visto fermento, niente, è stata una cosa talmente riservata che veramente è riuscita a mantenere il più totale segreto.